bellissima cazzo di faccia! Perché mi hai mandato contro di lui? Lo sai che il tuo unico Pokémon è debole contro il suo unico Pokémon? Ah, perbacco, mi sa che ho perso. Non ti vorrà mai bene! Mi hai battuto in modo onesto e leale, eccoti $100. Sarò onesto, non so se mi sento a mio agio ad aprirti di 100 sacchi. L'onestà è onestà! Bene, Elio, hai imbarazzato con successo il mio nipotino idiota. E se domani usciamo e parliamo di quanto sia una troietta? Adoro quando parlano di me. Dio, è come se il Prozac prendesse altro Prozac. Wow, non vedo l'ora di trovare questo Prozac. Dove posso catturarlo? Ragazzo, non vedo l'ora di morire. Ehi, ma ho ricevuto il mio primo Pokémon! Ok, Elio, oggi ti insegnerò la cosa più importante che ti capiterà nel tuo viaggio Pokémon. Come catturare un Pokémon. Ma ho già l'item, perché dovrei catturarne degli altri? Per capitalismo, Elio. Perché l'acquisizione di qualsiasi altra possessione materiale è l'unica cosa che dà senso alle nostre vite. Guarda, ce n'è uno! Vai, Rockruff! Guarda attentamente ora. Il segreto per catturare un Pokémon è... fare come ho fatto con l'item. Usare la forza bruta! Ce l'ho fatta! Ecco, prendi questa Pokéball e fai esattamente quello che ho fatto con Piggypack. Che succede? Ma che sta succedendo? Ma perché... Mi hai guardato! Ma perché non dovevo... Vai, Rattata! Io... devo ricordare il mio allenamento. Litten, usa braciere! Ah! La testa mi va in fiamme! Beh, hai sconfitto il mio Rattata, ma non riuscirai mai a... Ce l'ho fatta! Ma che? Non puoi! Cavolo, se sono bravissimo! Ridammi il mio cazzo di Rattata! Signori e signore, stiamo per iniziare la nostra cerimonia. Alla mia destra abbiamo Au, il mio nipote, che è molto bravo a... che vuol dire guardare hentai? Anime porno! Oh mio Dio! E alla mia sinistra il ragazzo che vorrei fosse mio nipote. Il solo e grandissimo ragazzo che riuscirà a salvare il mondo e tutto il genere Pokémon! Elio! Evviva! No, non devi applaudire per lui, stupido! Lottate! Questa sarà una lotta fantastica! Oh santo cielo! Ma perché continui a farmi questo? Ma cos'è? Lo fai apposta! Elio vince l'incontro! Aspetta, non ho finito! Non hai finito? Vai, Pichu! Pichu! Ok, ora ho finito. E vince Elio! Sì! Vai, Elio! Vai, Elio! Vai, Elio! Fermati, ti prego, tutto questo è imbarazzante. Grazie per lo spettacolo, amico! Toh, prendi questo cerchio Z e corri! Ma cos'è il cerchio Z? Corri, vattene, ti sta ancora riempiendo le tasche! Sei sicura che il laboratorio del professore sia da questa parte? Credo di sì. Non sono sicurissima perché la prima volta che sono venuta qui ero incosciente. E c'è qualche motivo o storia per cui eri tipo incosciente? E io che ne so? Non ero cosciente. Cielo, fa attenzione! Ancora non posso credere che mia madre mi abbia dato $30,000 per la mia avventura Pokémon. Chissà come li ha fatti. Piu! Rimangiati quello che hai detto, pazzo malato! Oh sì, più duro, ancora più duro, prendi questo! Oh sì, sì, posso essere ancora... Ma sembra che il professore stia di nuovo lavorando duro. Quando dici sta lavorando duro, per caso intendi... Lavora sodo. Cioè che sta facendo il suo lavoro duramente, oppure... Sì, certo, perché? Nulla, nulla, ti credo sulla parola. Qualsiasi cosa stia facendo lì dentro non ha niente a che fare col suo pene. Che cosa intendi? Te lo dirò quando sarai più grande. Oh, ce l'avete fatta! Ecco qua! Questo qui è un Pokédex, ha un Pokémon intrappolato al suo interno. Cosa? Lascia fare! Ah, e non entrate nel mio laboratorio! E non potreste, insomma... Ha davvero detto che c'è un Pokémon intrappolato nel Pokédex? Ciao! Sono il tuo nuovo Pokédex e saremo migliori amici! Oh, Gesù Cristo! E non ti lascerò mai in pace! Elio, se dai i tuoi Pokémon a questa gentile signora, te li curerà gratis! Ah, sì! Come no! Gratis! Certo che sì! Oh, ci sono posti super civilizzati nel mondo in cui le cure non sono né gratuite né un diritto umano di base! Cura il mio Pokémon, per piacere! Ecco, Elio! Questa è la scuola di Pokémon! Se sconfiggi 4 allenatori qui, potrai andare avanti nel viaggio! E questo è l'allenatore di cui mi hai parlato ieri sera, Kukui? Sì! Ieri sera? Aspetti, non era con mia madre la notte scorsa? Lo eravamo! La 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 la
voglio sentire altro! Sì, beh, se non mi senti, non potrei ricevere questo bel condividi esperienza! Che cos'è? Questo piccolo aggeggio farà sì che tutti i Pokémon nella tua squadra guadagnino punti esperienza anche se non hanno lottato. Ah, sembra tipo un aggeggio che non mi servirà a nulla fino a molto più in là. Lo vuoi, sì o no? Lo voglio! Ok, ho battuto tutti i tuoi studenti. Ah, piccola nota, perché hai dato a dei bambini dell'asilo Pokémon mortali? Così che possano difendersi da soli, ovvio. Ma i Pokémon sono pericolosi. I Pokémon non uccidono le persone, Elio. Le persone uccidono altre persone. E perché hai dato a ciascuno più di $100? Per comprarsi una pistola. Ah, ha senso. La tua lezione è quasi completa, ma prima devi sconfiggere me. Vediamo come te la cavi contro il mio Magnemite. Maledizione. Ok, va bene. Beh, buona fortuna contro il mio Meo! Miau! Non di nuovo, brutto stronzo! Ho vinto! Elio, ti voglio presentare Liam. È tipo il capitano da queste parti. Ho sentito che hai traumatizzato la maestra di questa scuola. Sì, va a finire che quella mi denuncia. Beh, voglio vedere come te la cavi con la tua prima prova. Come capitano di quest'isola, sarò io colui che ti guiderà. Se vinci, potrai combattere contro il Kauna in persona. Wow, certo che per essere il mio secondo giorno da allenatore ho un sacco di cose da fare. Beh, sai come si dice. O rendi la vita devota ai Pokémon, o puoi semplicemente starti zitto a essere il cappuccino per una coppola di babà. È una citazione agli Squallorso. La mia prova è nella grotta sottobosco. Spero di rivederti presto. Cioè, quello era nel copione? Non ti preoccupare, potrei farlo anche tu più in là. Ma se scegliessi la vita? Che cavolo è stato? Stai indietro, Elio! Ho fatto l'errore di mungere quello che pensavo fosse un Taurus femmina! Guardiamo per forza il lato negativo della cosa, perché qualunque cosa abbia cacciato fuori è ugualmente deliziosa! Calmati, bello, calma! Ehi, Elio, vieni ad accarezzare Taurus, lo aiuterà a calmarsi! Posso accarezzarlo io, nonno? Tu dovresti levarti dai coglioni e sloggiare da casa mia, Elio, presto! Non posso credere a quello che sto facendo! Oh mio Dio, funziona! Abbattilo, forza, prima che sospetti di te! Cosa? scherzavo. Beh, io vado. Grazie per aver accarezzato il mio Taurus, Elio. Ciao, nonno! Non tornare a casa! Ehi, prima che partiate per il viaggio, dovremmo fare un giro in città! Ehi, sembra divertente! Elio, tu sei ricco, vero? Per la mia età, immagino di sì. Oh, figo! Scommetto tutti i tuoi soldi che potrai permetterti come minimo un bel taglio di capelli! Sì, forse, però mi piacciono come sono adesso. Oddio, abbiamo capito, sei bianco, non c'è bisogno di ripeterlo così. Non è quello che intendo. All'avventura! Raga, vi vengono mai in mente strani pensieri esistenziali? No. Sono la mia ragione di esistere. Non vi sembra strano che quando moriamo veniamo sepolti vestiti? Cioè, è strano, no? Che ci sono degli scheletri vestiti che vivono nel terreno adesso. Allora non sarebbero morti. Non aggrapparti alla semantica, Elio. È strano. E se non pensi che lo sia, allora lo sei tu. Immagino che non voglio che la gente mi veda nudo al mio funerale. Ma sei morto, cosa dovrebbe importartene? È che non lo trovo rispettoso. Non voglio più parlarne, cavolo, basta! Oh mio Dio, aspetta, Elio, devi venire con me un attimo. Esatto, questa fotocamera si attacca al tuo Pokédex così che tu possa fare foto ovunque tu voglia. È tutto molto figo, ma quanto ha detto che costa? Sciocchino, ma è ovvio che è gratuito. Aspetti, mi sta vendendo una fotocamera gratis. Certo. A proposito, qui per caso vendete da bere? Sono molto assetato. Certo che sì, un bicchiere di limonata viene $200. Wow, che affarone. Ed ecco la sua fotocamera, buona giornata. Andiamola a provare. Sei troppo lontano. Devo avvicinarmi? Sì, fatti più indietro. Aspetta, Pikachu non è a favore di camera. Tiragli qualcosa per attirarlo. Ops, mi sa che l'ho fatto svenire. Ehi, hai colpito tu il mio Pikachu. Pensavo di fare una bella foto. Te la do io la bella foto. Ok, stai fermo così. Fermo, fermo e... fatta. Sai, penso che oggi sarà una bella giornata. Non riesco a pensare a niente che possa rovinarla. Facciamo una mossa, poi ti facciamo il culo. Spareremo una posa, poi ti spariamo in culo. Superi il tuo culo. Superi il tuo culo. Te la metteremo dentro al culo. Culo, puzzo, puzzo, culo, puzzo. Fra.
Ah, devo aver sottovalutato l'immensa inettitudine dei rapper bianchi. Non penso tu debba preoccuparti di questi tizi, Elio. Non sono un pericolo per nessun culo qui nei dintorni. Wow, Fra, stai sbragando! Ma serio? Siamo noi i re dei culi qui. Veramente volete essere ricordati come re del culo? Taci, Fra, siamo qui per i tuoi cazzo di Pokémon. Quindi caccia le palle, stronzo! Scusa, ma davvero mi hai detto di cacciare le palle?